Ben ritrovati, protagonista di questo nuovo appuntamento di Pittura Arte, la rubrica di pittura e non solo di arte varese, è con la scrittura. Un semplice gesto con una penna, un quaderno, diventano possibilità di sguardi, nuovi punti di vista attraverso cui poter conoscere e riconoscere. Di questo straordinario potere della scrittura come strumento di crescita e apertura, abbiamo parlato con Maria Rosaria Memoli, ideatrice e fondatrice de Il Giardino d'Inchiostro, uno spazio volto alla ricerca interiore verso la crescita consapevole. Abbiamo incontrato Maria Rosaria che ci ha incantato con questo suo progetto. Ecco il servizio. Nel giardino d'inchiostro si seminano parole? Bella, si seminano parole, sì. Si seminano parole di cura, parole che possono aiutare le persone a ritrovare un po' se stesse, a ritrovare la loro storia, le loro appartenenze, a ritrovare emozioni, a risvegliarle. E le parole le incontriamo nelle storie di tutti i giorni e noi proviamo a scrivere insieme le nostre storie, quindi scriviamo le nostre emozioni, i nostri vissuti e seguiamo una metodologia ben precisa. Io infatti mi utilizzo la metodologia autobiografica con la quale mi sono formata io stessa la scrittura autobiografica, appunto. Ed è una forma, la scrittura autobiografica è una forma di riflessività, ti aiuta ad ampliare i tuoi punti di vista, ad ampliare le prospettive, ad aprirti ai tuoi possibili che ancora non hai esplorato. Se lo facciamo in gruppo, quando lo facciamo in gruppo nei laboratori che io conduco, quando lo facciamo in gruppo accade spesso con grande sorpresa e stupore dei presenti, accade questa dimensione di risonanza, questa dimensione di ascolto rispettoso, di riconoscimento, di ritrovare tutti insieme nella storia dell'uno, che poi diventa la storia anche dell'altro, di ritrovare una condivisione, un incontro. Ma può essere terapeutico? La scrittura è terapeutica, la scrittura è terapia. E quindi di sicuro quello che accade all'interno di un gruppo, all'interno di un laboratorio dove si scrive insieme, anche se i momenti di scrittura restano individuali, accade che ci si prenda cura. Terapia proprio in questo senso, ci si prende cura della propria vita, della propria storia di vita con la scrittura e ci si prende cura insieme. Chi volesse diventare, usando una metafora, giardiniere, cosa deve fare? Chi volesse diventare giardiniere, giardiniere della propria anima, giardiniere della propria storia, questo mi viene da rispondere, da dire. E nello studio lab di Cerro Maggiore, dove io conduco questi gruppi, conduco questi corsi, c'è la possibilità di partecipare a questi incontri, a questi percorsi di crescita, di conoscenza personale, percorsi verso la consapevolezza di sé. Sul mio sito, per esempio, c'è molto materiale, ci sono molti riferimenti, molti dati che possono già dare un accenno, un assaggio di quello che è stata la mia ricerca personale negli articoli del blog e di quello che è anche di quello che è stata l'esperienza vissuta con gli altri. Sono delle tematiche che seguite quando organizzate questi incontri? Ci sono laboratori di sensibilizzazione alla scrittura autobiografica per chi proprio non è avvezzo a questo tipo di scrittura e ci sono anche dei temi come il silenzio, come alla ricerca del filo d'erba, del filo d'erba, delle piccole cose del quotidiano che viviamo e di cui abbiamo anche perso la bellezza. E spesso accade in questi laboratori che scrivendo di piccole cose si vada a ritrovare, a riscoprire la bellezza intorno a noi. Come si esce dal giardino d'inchiostro? Si esce
cambiati, semplicemente cambiati, senza, come dire, senza supponenza, con un briciolo di consapevolezza, forse più di un briciolo di consapevolezza in più, sorpresi, stupiti di quanto e di come soprattutto la scrittura possa realmente portarci verso la trasformazione. Davvero molto interessante. Bene, Pitturarte termina qui, noi ci vediamo la prossima settimana. Altre informazioni, approfondimenti, interviste sul nostro sito artevarese.com. Grazie di essere stati con noi, alla prossima settimana.